Visto che dobbiamo recuperare tempo, io cercherò di essere molto breve e rapido nel raccontarvi una piccola esperienza. Voi siete tutti addetti ai lavori. Io sono un sindaco di un comune di 2.500 abitanti, comune a forte vocazione turistica, dove gli arenili sono la nostra ricchezza, diceva prima Renato Grimaldi. Dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare da grandi. Noi da grandi abbiamo deciso di preservare e utilizzare al meglio quello che la natura ci ha dato. E lo facciamo quotidianamente, lo facciamo anche in modo quasi innovativo, ma per approccio mentale, perché vedo, stando con voi che siete, ripeto, addetti ai lavori, mi sembra di capire che voi lo fate normalmente, cioè cercate delle soluzioni nuove a problemi oramai consolidati, ai quali si cerca di dare delle soluzioni oramai datate, pessime e che producono addirittura dei danni. Questa idea mi è stata sottoposta dal professore Scardi insieme a Luigi Valiante, dei quali mi fregio di avere una buona conoscenza, anzi un'amicizia. E con grande sorpresa ho conosciuto un'iniziativa che stavamo sviluppando come Museo del Mare a Pioppi che prevedeva il reimpianto della posidonia. Solitamente la posidonia viene percepita dalla gente comune, ovviamente non da voi, come quel residuo quasi rifiuto fastidiosissimo che si adagia per le maree una volta morto sulle spiagge, che è fastidioso e non consente una fruizione corretta, secondo i turisti, delle spiagge. E invece ho scoperto che si poteva reimpiantare la posidonia, ho scoperto che la posidonia consente la mitigazione del fenomeno dell'erosione costiera. A un certo punto chi mi ha informato, mi ha reso edotto su questo aspetto, mi diceva: Sindaco, guardi, però questa cosa non è una cosa che domani mattina lei potrà dire ho risolto il problema dell'erosione costiera. È così, mi è chiarissimo. Però anche i comuni, anche la politica, anche gli amministratori pubblici devono cominciare a fare delle scelte lungimiranti. Il reimpianto della Posidonia è venuto in un momento molto particolare per la provincia nella quale abito, la provincia di Salerno. Perché? Perché la Regione Campania ha deciso di investire una somma di fondi comunitari pari a circa 80 milioni di euro, poco meno, per installare nel Golfo di Salerno, cioè da Salerno a sud di Ponte Cagnano Battivaglia, dei pennelli perpendicolari di rocce calcaree. Questo secondo me potrebbe rappresentare la definitiva ed assoluta distruzione della costa che nel Golfo di Salerno si ha. Però è necessario, ogni qualvolta si dice non sono d'accordo con la soluzione che hai proposto, cominciare a pensare a delle soluzioni alternative, almeno questo come sindaci lo dobbiamo sempre fare, perché i cittadini vogliono ovviamente delle risposte e devi poter dare un'alternativa. Mi sembra che il trapianto della posidonia possa rappresentare, nel lungo periodo ovviamente, una ipotesi molto interessante e soprattutto suggestiva. Restituire quello che in qualche modo è venuto meno al largo delle nostre coste per consentirne la protezione mi pare un buon passo. Noi stiamo andando oltre sull'erosione costiera, vado un po' fuori tema rispetto al reimpianto della posidonia, per dirvi che stiamo studiando in modo sistemico quello che accade sulle nostre coste e pensiamo che il ripristino dell'apporto terrigeno a mare, sia insieme alla posidonia una buona soluzione per l'erosione costiera. Poi aspettiamo da voi esperti delle altre soluzioni importanti ed interessanti. Però nel frattempo abbiamo cercato anche delle soluzioni di breve periodo per ripristinare la duna sabbiosa che per configurazione del nostro fondale è resa possibile anche attraverso un'attività abbastanza semplice di ripascimento attraverso l'aspirazione delle sabbie immediatamente avanti alla linea di costa, perché da noi praticamente che cosa è successo? La sabbia, l'arenile si è spostato a mare di circa 40 metri, non è, però questo non consente un'adeguata fruizione. La caratteristica dei fondali, la sua configurazione ci ha consentito attraverso una semplice operazione di spostamento di 40 metri di ripristinare velocemente l'arenile. Quindi nel breve periodo, nel medio e lungo periodo ci stiamo interrogando su come usare
al meglio le nostre coste. Non ci possiamo sicuramente più permettere di avere soluzioni impattanti né, come la costruzione di nuovi porti. Mi piaceva riprendere anche questo concetto di Renato Grimaldi, perché ce ne abbiamo già tanti. Nel frattempo la nautica è in crisi perché abbiamo fatto delle politiche fiscali abbastanza incisive. Se ne costruiamo degli altri, non facciamo nulla di buono. Cerchiamo di utilizzare al meglio quello che abbiamo. Insomma, Pollica, questo è il nostro motto. L'intervento che ha riguardato Pollica. E chiudo ringraziandovi soprattutto per il lavoro che fate, per la piccola attenzione che vi ho richiesto stamattina, cioè quello di prendere in considerazione veramente i comuni come interlocutori, soprattutto i comuni costieri, come interlocutori fondamentali con i quali andare a definire delle politiche di uso del territorio, in particolare qui degli arenili e delle aree a mare. Perché? Perché siamo sempre più sensibili, perché ci siamo accorti che queste scelte producono delle conseguenze anche di carattere economico e sociale. Quindi abbiamo assolutamente bisogno della vostra guida. Che cosa è successo nelle coste, proprio nelle coste della frazione più importante del mio comune, che è Acciaroli? Il Banco di Posidonia, si è in qualche modo lacerato in modo importante, proprio nei punti in cui si è lacerato il Banco di Posidonia. Si è prodotto un'erosione molto molto consistente nel tempo. Quindi abbiamo pensato che attraverso un reimpianto sperimentale, per vedere innanzitutto se la Posidonia riesce almeno ad attecchire, abbiamo pensato di poter ricostruire questo banco di Posidonia e allo stesso tempo di favorire attraverso un'attività di pulizia e di sistemazione dei valloni a monte, l'apporto terrigeno a mare. Questo è quello che abbiamo fatto. Poi qui c'è una foto di Luigi Valiante che impianta la Posidonia all'interno dell'arenile, del fondale marino di Acciaroli. Questo è quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare. Noi porteremo questa ipotesi in un momento importante di confronto degli enti locali, che stamattina annunceremo insieme a Lega Ambiente, perché ad ottobre i comuni più virtuosi, premiati come meta turistica di eccellenza, i comuni delle Cinque Vele, tra i quali Pollica oramai è presente da 15 anni, si incontreranno annualmente per individuare e studiare insieme delle buone pratiche da implementare nei propri comuni. Sicuramente quello della cura e del reimpianto della Posidonia rappresenta uno dei fattori più importanti sui quali vogliamo lavorare. Grazie per l'attenzione e scusate se sono andato alla fine anche un po' lungo.